Allora, carte di credito, guarda questa roba qua, ok, carte di credito revolving. Allora, ci sono circa 15-20 milioni di persone, 15-20 milioni di carte di credito revolving in giro, che 4 su 5 sono illegali e ti stanno truffando dei soldi. È un argomento che ho già trattato, però in questo periodo mi arrivano diverse chiamate per fare un approfondimento sulla carta, perché le persone magari hanno pagato una rata indietro, sono andate in centrale rischi, un insieme di cose che mi hanno portato ad aiutarti in questo senso. Allora, premetto che non faccio questo tipo di pratica, io faccio pratiche di diverso tipo, quindi più aziendale oppure in controlli mutui, fiduzioni, faccio asset aziendali. Ci sono diverse società che fanno questo tipo di lavoro e spesso ti dico che difendersi costa più dei soldi che poi, cioè prendi meno soldi di quello che vai a pagare un professionista. Purtroppo è così. Ed è una strategia che è utilizzata dalle grandi lobby, ok? Ma persino i comuni, no? La multa che ti fanno di 29 euro perché metti la macchina sulle strisce blu, e molti non sanno che dovrebbero esserci il 50% di strisce blu e il 50% di strisce bianche. E quindi la maggior parte delle multe che tu prendi non sono legali. Ti difendi, vai da giudice di pace, magari prendi un avvocato, non so, gli vuoi dare 100 euro, il giudice di pace non ti riconosce le spese legali, ma ti annulla la multa. Hai perso mezza giornata, ti devi pagare pure il legale se prendi un legale. Cosa c'entra tutto questo? Niente, ti voglio solo fare capire e comprendere che spesso vengono usate delle strategie per non esercitare il diritto. La paura è una di queste. Tantissime volte le persone, quando controlliamo un mutuo e magari devono ricevere indietro risarcimenti molto importanti, hanno paura di perdere perché c'è l'incertezza del giudizio. È vero, può essere, può capitare, ma le persone che hanno coraggio esercitano il diritto. Questa è la verità. Allora ti voglio dare una soluzione gratis, ok, la parola magica gratis che io utilizzo molto poco, però ho scelto di insegnarti a difenderti e ti faccio vedere come fare da solo in modo autonomo. Poi se non ce la fai puoi rivolgerti a diverse agenzie che fanno questo, ti prendono 200-300 euro, 500, dipende dal lavoro da svolgere, però lo puoi fare anche da solo ed è utile. Perché? Questi sono geni del male. Ti spiego cosa fanno, perché ti dico anche poi la raccomandata, te la faccio vedere, anzi, te la faccio vedere subito così se non c'è voglia di andare avanti ad ascoltarmi e vedere la mia bella faccia, ti fai uno screenshot così risolvi il problema. Guarda, ecco, questo qua ti fai lo screenshot, questa è la lettera che devi mandare, mi raccomando. Quindi raccomandata con ricevuto di ritorno OPEC, oggetto carta revolving, e metti il numero della carta. Io ho sottoscritto XY, ok? Codice fiscale ZZZ. Mi raccomando, non mettere, metti il tuo codice fiscale. Richiedo rimborso degli interessi pagati extra legge, altresì richiedo la cancellazione immediata da qualsiasi centrale rischi. Si precisa che il caricamento dell'interesse deve essere annuale e non mensile. Si richiede lo storno degli interessi applicati sull'interesse stesso, quindi anatocismo. Qui ho un rifuso, ho sbagliato a mettere l'apostrofo. Si richiede il conteggio istintivo, stornato da tutti i valori sopra elencati. In fede, Roma, se sei a Roma, Milano, e la data valga la presente ai fini di legge. Perché questo documento poi, se non cedono, ti può essere utile anche per andare da un legale, anche per fare la pratica e poi a quel punto pagano pure i costi. Ok? Quindi, per te che vuoi fare le cose veloci, finisce qua. Invece, se vuoi capire il perché ti fottono, che ti dà anche una consapevolezza per fare magari anche una lettera migliore, però ti voglio far capire il senso. Perché sono perversi nella loro genialità. Poi se c'è qualche istituto di credito che crede di aver ragione, che mi faccia causa, ok? Mi chiamo Gaetano Villano, quindi 23 anni che faccio questo, sono
Sono un consulente aziendale, mi occupo di banche da sempre, da tutta la vita, ok? Quindi se mi vuoi fare causa, gaetanovilno.it mi trovi, sono tutti i miei riferimenti, ma non credo che tu lo faccia, magari aggiungo. Detto questo, il caricamento degli interessi in qualsiasi prestito viene menzionato da un TAEG, che è il tasso globale, o ISC, indicatore sintetico. Quello che a te interessa è il TAEG, TAEG, TUG, TIG, non ti interessa, non sono cose che ti interessano, lo fanno per deviarti. Io penso che sia anche pubblicità ingannevole, ma per ora nessuno è intervenuto in questo senso. Cosa accade? Che invece di caricarti gli interessi annualmente, questi fenomeni ti caricano l'interesse mensilmente. Quindi praticamente ogni mese ti caricano l'interesse, quindi vai sotto di 1.000 euro, faccio un esempio, ti caricano il 5%, quel 5% che è menzionato nel contratto dovrebbe essere annuale, quindi diviso per 12. Invece loro cosa fanno? Ascoltami perché impari una cosa interessante, mi capisci? Ti fanno pagare 1.000 e più il 5%. Ci sei? E ti fanno un caricamento mensile. Il mese successivo ti fanno pagare i 1.000 euro, ok? Più gli interessi che ti hanno caricato il mese prima. Quindi paghi l'interesse sull'interesse. Questo crea anatocismo. Quindi c'è la composizione dell'interesse, si chiama interesse composto. Questo moltiplicato nel tempo, un anno, 2 anni, 3 anni, diventa delle cifre enormi. Ti ritrovi ad avere una carta revolving di 3.000 euro e doverne pagare 8-9.000 euro. E questo è uno dei motivi. Quindi questo è illegale e lo fanno quasi tutte le carte revolving. La seconda cosa che è legale è il caricamento mensile dell'interesse. Quindi questi due argomenti, facendo questa raccomandata che ti ho fatto vedere, e loro sanno, ok, ti portano a risolvere il problema in modo definitivo sulla tua carta revolving e spesso anche avere un rimborso di magari 1.000, 2.000, 3.000 euro, che non è male. Perché se ne approfittano? Perché prendono professionisti di un certo livello e costa di più che quello che vai a prendere. E questa è la verità. Poi ti dico anche che ci sono delle agenzie, delle persone che fanno questo tipo di lavoro, ce ne sono tante nel web. Non ho motivo di credere che siano disonesti. Prendono 200-300 euro, ripeto, e fanno questo. Okay? Ti fanno questa roba qua. Quindi se non ti vuoi sbattere e fartela tu, contatti una di queste agenzie, te lo fanno loro e lo paghi, ci sta, non è. Invece se vuoi farlo da solo, basta una pecora raccomandata, spendi 5 euro e te lo fai. Okay? Io non lo faccio perché faccio altre cose, però me l'hanno chiesto più di una persona. Quindi ho fatto questo video. L'avevo già fatto in precedenza, però è sempre meglio ricordare. Quindi carta revolving. Mi raccomando, non fatele, ok? Se hai bisogno di me, www.gaetanovilno.it. Non fate queste carte revolving, sono delle truffe. Sono delle truffe nel 90% delle volte. E se c'è qualcuno che vuole contestare questa mia affermazione che le carte revolving sono delle truffe non legalizzate, perché poi quando ci vai sotto queste carte revolving pagano e perdono sempre. Però il diritto va esercitato. Quindi questo è. Se qualcuno che vuole contestare questa mia affermazione, sono qua, senza nessun tipo di problema. Il 90% sono illegali e ci sono 15 o 20 milioni di carte revolving in giro, eh? Quindi è una follia. E c'è un sacco di gente che è in centrale rischi per queste carte e quindi anche quello si può cancellare senza grossi problemi. Ok, magari ci farò un video anche per fare la cancellazione, va bene? Ciao, te salute, come dicono a Napoli.